amore gatto dai cattaro, ti raccogliare il topo dal lupano. La brillantina, la penna stilografica nel taschino, e se era anche la stagione si metteva pure una rosa bianca sul bavero della giacca. Sì, sì, vestito benissimo. E siccome andava per le strade di campagna e molte volte c'era il fango, si portava sempre un paio di scarpe di ricambio, così quando arrivava alla casa della festa si metteva quelle buone e poteva andare su sempre vestito appuntino. Poi, finita la veglia, riprendeva le sue scarpe e via per la sua strada a notte fonda, sempre a buio, e non aveva paura. E le sapeva inventare le storie, le inventava. Gli bastava poco, anche i numeri, per inventare una storia. Uno, il sole. Due, la luna. Tre, i maialini. Quattro, le streghe. 5 i cavalieri, 6 le serpi, 7 i diavoli. Allora, c'era due uomini che facevano il carrettiere. Andavano tutti i giorni a prendere la roba per portarla poi a quelli che hanno i negozi e che la rivendono. Uno era furbo. Come? Pasquale. E quello grullo? Gino. Comunque sempre a me, e quello che ne buscava sempre era sempre lo grullo, il parino. E insomma, questi due prendevano la strada e avevano preso un vizio, perché c'era una trattoria. Tutti i giorni entravano dentro, mangiavano, bevevano, giocavano a carte, e succedeva che Pasquale, quello furbo, vinceva sempre i soldi a quello grullo, a Gino. La moglie di Gino era un po' preoccupata. Ma perché tu ne smetti di avere questo vizio? Ma quello lì ormai era con quell'anno. Quello che faceva lui doveva fare anche quell'anno. Quindi un giorno perse il cavallo, un giorno perse il somaro, un giorno perse il baroccio, e alla fine rimasero senza niente. Quando la sera tornò a casa la moglie di Gino... Va via di casa che non ci voglio più con me! E questo povero Gino costretto ad andare via di casa. C'era una strada che lo portava lontano. Cammina, cammina, ad un certo punto trovò una quercia e pensò: quasi quasi, mi metto qui e mi riposo un po'. Sotto la quercia vide un po' smossa la terra. Allora la smosse per bene e sotto c'era una lastra. Sollevò questa lastra e sotto c'era una scala lunghissima. Questa scala deve portare da qualche parte. Arrivò in un ambiente bellissimo. C'era una cucina con una grande tavola apparecchiata, con una tovaglia che arrivava giù fino ai piedi. Sopra la tavola c'erano 7 piatti. Su ogni piatto c'era della pasta asciutta, e lui, che aveva fame, mangiò un po' di pasta asciutta da ogni piatto e poi andò a vedere un'altra stanza. Sull'altra stanza c'erano 7 lettini. Qui ci deve essere 7 persone. Ad un certo punto sentì un tocco forte. Si chiuse una porta, lui dalla paura via sotto la tavola. Si coprì sotto la tovaglia, ma da un fesino della tovaglia vedeva scendere giù, uno alla volta, uno alla volta.
Sento un puzzo io, una maniera. Oh, che senti sempre puzzi te. Andiamo a mangiare, va. Che è meglio. Quindi andarono intorno alla tavola, mangiarono. E come succede? Dopo che ebbero mangiato, cominciarono a raccontarsi le storie che erano successe durante la giornata. Il capodiavolo chiese al diavolo più piccolino, che si chiamava Scriccabicchieri: scommetto che tu, Scriccabicchieri, oggi non hai combinato niente. Ha! L'ho fatta bella di niente oggi. E che avrei fatto? Senti cosa ho fatto. Ho confinato la figliuola del re al letto malata. E come hai fatto? Sono andato nel grandissimo giardino del re, dove c'era l'enorme fontana, con sopra una grandissimissima lastra. E sopra la lastra c'era un colore spinto. Ho legato le zampette del rospetto e ho infilato il rospetto sotto la lastra. Ora, e la figlia del re si è ammalata, ora, se scioglieranno le gambette del rospetto, la figlia del re guarirà, se no, muore. Tu l'hai fatta di nulla. Quest'uomo che era sotto la tavola aveva sentito tutta questa storia e pensò quasi quasi: adesso con questa storia che mi hanno raccontato i diavoli, io provo a tentare un po' di fortuna, chissà che magari non riesca a stare un po' meglio io e la mia moglie. Allora, quando sentì che tutti i diavoli dormivano di grosso, lui prese e uscì da quella casa. Intanto, al paese della principessa, della figlia del re, erano tutti preoccupati. Ho sentito, la figlia del re sta male. La figliola del re sta male. La figliola del re sta tanto male. Sta tanto male, sta malissimo. Sta malissimo. La bella è morta. La bella è morta, lei è mortissimo. Quest'uomo arrivò al palazzo del re e lì c'erano due guardie. Che ne fate? Io sarei venuto per vedere di guarire la figliola del re. Non sono stati capaci tutti i dottori del mondo, sarà buono lei, costi. Tutto brinciaglione. Brinciaglione. Perché, insomma, lui ormai erano un po' di giorni che non si lavava, mangiava poco, era vestito male, insomma, era un po' brinciaglione. Però disse: oh, io se volete mi ci provo. Allora si fece avanti anche il re. Fatelo entrare. Se sarà capace di guarire mia figlia, gliela darò in sposa, altrimenti che gli venga tagliata la testa. E lui disse: maestà, tanto ormai per quello che godo della vita, anche se mi tagliano la testa, pazienza, almeno ci provo. Gli fu data la chiave del giardino. La mattina dopo andò nel giardino e infatti trovò proprio questa lastra. Sollevò la lastra e sotto c'era il rospo con le zampine legate. Allora lui sciolse la prima zampina e subito la principessa stava meglio. Il giorno dopo sciolse anche la seconda zampina e la principessa stava sempre meglio, tutti contenti nel paese. E quante zampe c'ha il rospo? 5. 62. 8. 62. Tante. 62, no? 4. Ah, come la gallina, 4. Due galline. Casomai. Il rospo ha 4 zampe? 4. In 4 giorni la figliola del re era già guarita. Nel paese tutti contenti, tenetelo di conto di quest'uomo, e quindi tutti gli davano le cose migliori da mangiare, da bere. E anche il re disse: io ti avevo promesso mia figlia in sposa e te la darò in sposa. E lui disse: maestà, ce n'è un'altra delle mogli che m'aspetta. Che sarebbero questi discorsi? E mi basta quella che c'ho. E allora il re disse: benissimo, datevi allora un sacco di monete d'oro, un sacco di monete d'argento e un baroccio. E un caroccio.